Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti su Farming Simulator 2019 sulla Facebook Map. Allora ragazzi, eravamo rimasti nell'ultimo video che avevamo comprato la stalla per le mucche, Allora, io ragazzi mi sono portato un pochettino avanti con il gioco, come sempre. Andiamo subito a vedere qua, c'è da dargli il via subito alla mietitrebbia. Allora, diamo il via alla mietitrebbia qua, che stiamo tagliando i girasoli, ragazzi, che poi andremo a vendere per farci un po' di soldini, perché abbiamo bisogno di soldini, poi allora, intanto due secondi, aspettiamo un attimino, così gli infiliamo il carro sotto qui, così intanto possiamo mandare avanti un pochettino il tempo, perché ho un carico di balle di paglia da vendere. E poi possiamo incominciare magari andare a vendere un po' di cosucce. Abbiamo un po' di cosucce da vendere, abbiamo la lana e abbiamo di nuovo il sale. Allora, andiamo a vedere subito. Allora, qua abbiamo il sale che io ho già caricato, non c'è tantissimo, ok? Sono circa 10 bancali, non c'è tanto. Abbiamo poi da caricare la lana, che di lana ne abbiamo già abbastanza. Questo che vedete qui è il carico da portare a vendere. Qui abbiamo un bel po' di lana che ho già messo da parte da caricare, che poi caricheremo sul carro. E abbiamo un bel po' di lana, quindi non so se sono 10 o 12 bancali, giù di lì comunque. Allora, io direi di fare una cosuccia, ragazzi. Mandiamo avanti un pelino il tempo per vedere un attimino se miglioriamo con qualcosa da poter vendere, tipo ad esempio la lana non tanto, però possiamo vendere. Allora, il sale si potrebbe anche. Abbiamo la paglia da vendere che vale proprio pochissimo. Proviamo a mandare avanti un po'. Il tempo, allora, qua si è fermata a 131. Possiamo provare a lasciare così, però aspettate un attimo, perché il sale sì, si potrebbe anche fermare qua. Il sale non è a tanto, comunque ragazzi, voi dovete pensare che allora andiamo prima a vendere la paglia. Il sale non vale tantissimo di soldi, però ne facciamo uno sproposito, pur sapendo che l'acqua prendiamo quella del mare. Quindi dobbiamo pensare subito che la situation è abbastanza ottima per il sale, perché non abbiamo praticamente spesa e abbiamo solo guadagno, quindi va bene. Allora, intanto andiamo a portare la paglia, merda porca, manco fatto la curva e già è andato fuori strada. Allora, ripeto un'altra volta ragazzi, perché io ho dovuto abbassare un po' tutti i livelli, sia di grafica che di tante altre cose, perché purtroppo ragazzi qua mi laggava tantissimo il gioco ed era diventato veramente ingiocabile. Oltretutto sto avendo dei problemi immensi, ma non grandi, immensi, con quello schifo di internet che ho, la team praticamente fa veramente schifo, vi dico la verità. Non vedo l'ora, voglio cambiare, e adesso dovrò sentire un attimino qualche altra cosa, tipo fast o cose del genere, perché la team, vi dico,
la sacrosanta verità, è uno schifo, ma veramente uno schifo, perché io pago per 20 mega e mi segna che ho 20 mega, però stranamente non riesco neanche a vedere un video su YouTube, non ci riesco, quindi non riesco a capire per che motivo. Il mio computer sì che sia anche un po' vecchio, che abbia anche un po' la memoria piena, però non mi è mai capitata una cosa del genere, cioè merda. Ok, allora qua ci siamo. Scaricaballa. Perfetto. 13.000. Ok. Allora, impostazione. Perfetto. E qua ci siamo. 13.000 euro praticamente con un carico di balle di paglia. Allora, queste balle di paglia non è il primo, non è un carro solo che ho fatto, ma avevo fatto coltivato l'orzo raccolto e praticamente la paglia che avevo fatto l'ho venduta. Allora adesso ho già dato il via al com'è che si dice ho già dato il via anche alla fabbrica di popcorn, che però ragazzi non è che ci sia tantissimo, questo è poco ma sicuro. Adesso andiamo a prendere subito, posiamo un attimo questo, prendiamo un attimo il camion e andiamo subito immediatamente a vendere il nostro sale. Allora, perfetto, allora chiudiamo il tutto, chiudiamo, perfetto, ok, allora prima di tutto fatemi vedere 2 secondi dove dobbiamo andare, perché se no. Allora, io direi di andare esattamente qui, montacarichi cereali est. Allora, montacarichi cereali est è esattamente là dietro. Perfetto. Allora, là dietro, montacarichi cereali est, possiamo andare di qua. Allunghiamo un po', ma chi se ne frega. Allora, ragazzi, ci vediamo direttamente là al montacarichi. Allora ragazzi, eccoci qua, ci siamo arrivati, ho fatto una piccola gaffe, un piccolo fail, mi sono dimenticato di allacciare i bancali, ho fatto una gran cagata, come sempre qua le solite cose, veramente ho dimenticato di allacciare le... le cinghie e è successo un bel casotto praticamente. Avevo dei bancali che giravano per il tutto l'ambaradan delle strade, neanche del ok. Perfetto, e ci siamo. Ok, spero di non averne lasciato nessuno in giro, ragazzi, perché sennò siamo piazzati veramente male. Speriamo. Adesso, io direi che ci vediamo in azienda. Allora ragazzi,
Eccoci qua, finalmente ci ho finito. ho finito. Ok, parcheggiamolo qua, andiamo giù e come potete vedere ho caricato la lana. Allora, adesso chiudiamo il tutto, andiamo a vedere subito un attimino, ragazzi, la lana quanto vale, perché mi sa che non vale un cacchio. Allora, la lana è in discesa, merda. Allora, a questo punto qua facciamo così, mandiamo un po' avanti la situation, così almeno facciamo salire il tutto. Allora, andiamo a vedere, ecco, la metitrebbia è ferma, quindi facciamo così, l'andiamo a vuotare un attimino, ragazzi. Allora, eccoci qua, ragazzi miei, andiamo a posare di nuovo la mietitrebbia, gli diamo di nuovo il via a tagliare la nostra sgnappola vivente, o la sgnappola non sgnappola, e voilà, perfetto. Allora, andiamo a vedere la nostra lana, sta andando giù, sempre più giù, ragazzi, sempre più giù. Giù e non va bene. Allora, io però, ragazzi, posso fare anche una cosa adesso. È vero che abbiamo sì, è vero che abbiamo, che cazzo sta facendo? Ah, ok, il debito, però io ho bisogno di comprare per forza il silos per fermentare tutto l'ambaradan, quindi il fermenti silos. Allora, io direi di fare una cosa, ragazzi, andiamo a farci aumentare leggermente il nostro prestito, perché se merda, se no non ce la faremo mai. Allora, chiedi, arriviamo a 3,50. Allora, 3,50 sì, si può fare. 3,50 si può fare. Perfetto. Allora, perfetto. Adesso io direi di fare un'altra cosa. Andiamo qua, compriamo il nostro fermenti silos, che costa 112 miliardi di euro. No, 112 mila euro. Che velocità, mamma mia, flash. Allora, io direi il fermenti minchia, il fermenti silos, che possiamo metterlo girato anche magari giù di qui. Perché io volevo perché a noi ci serve poi anche il mixer, ragazzi miei, il mixer, quindi io direi che il nostro fermenti silos lo possiamo mettere qui. Sì, si può fare. Però se noi lo mettiamo qua, poi dopo le galline non le possiamo mettere. E allora, io direi di fare una cosa, perché e se noi lo giriamo, lo mettiamo qua girato, magari per così, che non sarebbe neanche malvagia come cosa. No, non mi sta bene, non mi piace, qua non si può, si potrebbe girarlo così, però lì poi ci sono altre sgnappole per le galline,
Io ho bisogno di metterla in un punto dove poi gli dobbiamo mettere anche il mixer. Quindi io direi di fare anche un'altra bella cosa. Allora sì, possiamo anche far così, ragazzi, facciamo una bella cosa. Mettiamolo qua, girato così, poi vediamo. Ok, poi ragazzi, mal che vada lo spostiamo, non è un grosso problema quello lì. Bene, perfetto. Allora, adesso ragazzi, io voglio fare anche un'altra cosa con voi, visto che ci siamo. 16.000, andiamo a vedere un attimo una bella cosuccia, perché io avrei bisogno adesso di fare anche il trinciato. Allora, si potrebbe affittare questa, vale 15.000, ce l'abbiamo in cuculo, però poi con quello possiamo anche restituire il debito, sì, però mi serve poi anche la lama. Quindi, ragazzi miei, dobbiamo per forza chiedi e facciamo così. Chiediamo. Adesso affittiamo questa, la noleggiamo. Ok. Andiamo qua e noleggiamo anche la barra se la troviamo. Io direi che questa potrebbe andare bene. Questa quant'è? 6 metri. Io direi che anche questa potrebbe anche andare bene volendo, volendo, potrebbe andare bene. Noleggiamo. Ok, e abbiamo noleggiato. Adesso ok, allora adesso ragazzi facciamo una bella cosa. Andiamo subito a scaricare la mietitrebbia. Questo poi lo vado a prendere. Andiamo a scaricare la nostra mietitrebbia. Andiamo a scaricare un attimo il carro. Ok? E vi faccio solo vedere 2 minuti il trinciato con questo carro. Così poi off camera vado a prendere l'altro trattore. Il New Holland con un altro carro e facciamo il trinciato, ok? Perché a noi il trinciato serve, purtroppo ci serve. Ok, allora andiamo a scaricare, ci vediamo al silos. Bene ragazzi, eccoci qua. Adesso scarichiamo un attimo il carro e andiamo subito a dare il via al trinciato. Ok? Allora, intanto che lui scarica, noi andiamo a prendere la nostra trincia. Dove è finita? Eccola qua. Che abbiamo noleggiato. Bene. Allora, guardiamo da dentro. Ragazzi, la nostra trincia, come potete vedere, i comandi
e tutto è veramente spettacolare. Ok, bene, andiamo a vedere di iniziare a trinciare il mais per fare il nostro insilato per le mucche. Qua ci siamo. Ok. Lì mettiamo già l'operaio. Non ha scaricato, porca di quella puzzola. E andiamo subito là, così diamo il via e vi faccio vedere un attimo il trinciato. Ok, ragazzi? Facciamo un carico, lo andiamo a scaricare, dopodiché ci salutiamo e andiamo avanti poi nel prossimo video. Ok? Tanto abbiamo poi il tempo di fare le cose. A questo punto qua poi le galline, quelle cose lì faremo altro, non vi preoccupate, le sposteremo. Allora, come vedete l'operaio c'è già, ci sta solamente aspettando. Non uso cosplay o cose del genere, noi adesso ci avviciniamo e lui incomincia. Come potete vedere, incomincia e ci fa il nostro trinciato. Dobbiamo andare a una velocità, merda, a una velocità di 9-10 all'ora, più o meno. Perfetto. Beh, ragazzi, siamo già quasi pieni, eh? Comunque ne viene fuori abbastanza di trinciato. Meno male, meno male. Pensavo andasse peggio, eh? Quindi ne viene fuori un bel mucchio. Ok, e il nostro operaio ha praticamente finito adesso. Vabbè, giriamoci qua, così faccio prima. Non guardate che passo sopra alla aratura, ma non è un grosso problema. Questo trattore qua, ragazzi, è molto piccolo, non ce la fa più di tanto perché è piccolino. Devo andare a prendere l'altro, il New Holland, che forse è un po' più grande. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'ho da un'altra parte, ma ce l'abbiamo. Allora, adesso devo anche spostare sta roba da in mezzo alle balle e la sposteremo. Adesso, per fare una bella cosa, noi qui dobbiamo vedere dov'è che possiamo mettere il cippato. E qua non ce lo fa scaricare. Allora ce lo fa scaricare di là. Non riesco a capire dov'è che bisogna mettere il cippato, ragazzi. Non ho, almeno, aspetta. Perché se non è qui bisogna scaricarlo. Fatemi vedere perché non ci sto capendo niente. Allora, sbagliato qualcosa.
Non riesco a capire cosa. Cioè, perché noi qua. Fatemi vedere un attimino, perché non riesco a capire perché non mi accetta il carro, ragazzi. Sì, mi dà cippato. Ma non riesco a capire. Perché se no, ragazzi, faccio presto mettere giù una trincea e vado via al culo. E boh, finita lì. Proviamo a metterci di qua e vediamo un attimino, perché così mi sa che non si può. Non me lo fa scaricare. Ragazzi, non mi fa scaricare, non riesco a capire che cosa gli ha preso. Provo ad alzarmi qui e provo a scaricare qua. Niente. Ragazzi, non mi fa scaricare. Non mi fa scaricare, allora arrivati a sto punto qua facciamo un'altra cosa. Facciamo così e andiamo a prendere delle trincee e basta. Andiamo a prendere delle trincee. Allora, fammi vedere quella media come. La Madonna! La media è grande. Beh, possiamo metterla qui. Questa qua piccola è meglio. Beh, io direi di sì, cazzo. È meglio questa piccola. Allora, la possiamo mettere qua in mezzo. Così. E facciamo. Allora, mettiamola qua. Ragazzi, poi intanto si può spostare. Non è un grosso problema. Andiamo nella trincea e boh, finita lì la storia e quello lo vendiamo, ok? E basta. Pensavo di farvi vedere qualcosa di nuovo, invece purtroppo non si può. Allora, andiamo qua. Scarichiamo qua. Perfetto, andiamo. Ok, ragazzi, facciamo una cosa. Io per il momento vi saluto qui. Ci vediamo al prossimo gameplay. Così andiamo avanti a trinciare e andiamo avanti a fare altro. Ok, ragazzi? Bene, io come sempre un grosso bacione e un abbraccio gigantesco da vivo libero. Mi raccomando, ragazzi, condividete, iscrivetevi per chi non si è iscritto e aiutatemi a portare avanti questo canale facendo visualizzazione e condividendo. Ok, ragazzi, ancora un grosso bacione. Ciao, alla prossima. Ciao, ragazzi, al prossimo gameplay.